Le culturiste hanno spinto al limite non soltanto loro stesse, ma anche la femminilità. Oltre a trasformare il proprio corpo, sono anche riuscite a trasformare ciò che la maggior parte considera come i canoni di bellezza femminile, quando escono per mostrare sul palco la loro muscolatura sviluppata finemente, si presentano in modo molto femminile, truccandosi e pettinando i loro capelli. Oltre a ciò, la maggior parte delle concorrenti sono anche madri e alcune hanno persino una quarantina d'anni. Ecco le 10 culturiste che sono più muscolose di Arnold Schwarzenegger. Ma prima di tutto, cos'è più pesante? Un chilo di muscoli o un chilo di grassi? Pensaci bene e scrivi la risposta esatta in basso nei commenti. Risposta alla fine del video. Conosci Julia Vince? È una vera star del web. Da molti mesi le sue foto fanno il giro della rete. Il motivo? Questa giovane russa di 22 anni impressiona gli internauti con il suo fisico alquanto atipico. Infatti, se la ragazza ha un volto d'angelo, ha anche un corpo molto muscoloso. La sua muscolatura impressionante non piace a tutti, ma può contare sul sostegno dei suoi numerosi fan sui social. Su Instagram conta più di 855.000 follower. Confida di aver messo piede per la prima volta in una palestra a 15 anni e il suo scopo principale non era di avere una muscolatura sviluppata, ma di essere in grado di sollevare pesi. Da allora dedica la totalità del proprio tempo libero ad allenarsi. Segue una dieta molto ferrea e precisa, evitando prodotti anabolizzanti. In grado di sollevare un peso da 190 kg, è riuscita a vincere il titolo di campionessa del mondo di culturismo a Mosca nel 2014. Quella che viene soprannominata la Barbie muscolosa ci tiene tuttavia a rimanere molto femminile. Inoltre Julia ha iniziato una carriera da modella per dei videogiochi. Attraverso la sua immagine, la ragazza desidera che la mentalità in Russia cambi, perché considera che c'è ancora troppa gente a pensare che una donna è fatta solo per cucinare e fare le pulizie. Sul lato sentimentale, condivide la sua vita con un uomo da 4 anni che la incoraggia nei suoi allenamenti giornalieri. Eleonora Dobrinina è una culturista che smentisce tutti i luoghi comuni sulle donne molto muscolose. Sa perfettamente come rimanere femminile nonostante i suoi muscoli. L'atleta di 35 anni proviene dalla Russia e ha posato da tempo le sue valigie nei pressi di Toronto, in Canada. La ragazza è una delle culturiste con un corpo senza grassi. Dopo molti anni di lavoro è riuscita a prosciugare la percentuale minima di grasso corporeo. Sempre in ordine, pettinata e truccata, la ragazza non rinuncerebbe per nulla al mondo la sua femminilità. Grazie al suo stato d'animo e al suo corpo atipico, riunisce non meno di 120.000 follower sulla sua pagina Instagram. Promuovendo la femminilità e il corpo della donna, essendo al contempo molto muscolosa, la nostra cara Eleonora condivide il suo corpo su Instagram senza tabù. Natalia Kuznetsova è probabilmente la donna più muscolosa della Russia. 26enne, pratica l'attività da 12 anni. Oggi il suo corpo non ha nulla da invidiare a quello di Hulk. 47 cm di circonferenza dei bicipiti, 100 kg di muscoli, la culturista sfoggia una corporatura impressionante. In origine Natalia aveva iniziato ad allenarsi in modo da guadagnare un po' di peso per riempire bene il suo costume da bagno. Infatti a 14 anni pesava solo 40 kg. Ormai vuole lanciarsi nel coaching per aiutare quelli e quelle che vorrebbero diventare come lei. Attualmente Natalia si allena numerose ore al giorno e si attiene ad una dieta ferrea, aggiungendo polvere di proteine al suo cibo. Quest'atleta di alto livello ha stabilito peraltro numerosi record in deadlift e bench press. Quella per cui lo sport era soltanto un mezzo per definirsi l'ha portata adesso a non poterne più fare a meno. Senza ombra di dubbio la culturista più impressionante di Russia, Natalia, è anche una star di Instagram. Infatti con oltre 360.000 follower le sue foto diventano virali ad ogni pubblicazione. Si chiama Candice Armstrong e questa ex barmaid di Londra si è su per giù trasformata in uomo, una specie di prova che gli steroidi trasformano una donna in uomo. Siccome soffriva di un dimorfismo corporeo, era complessata dal suo fisico da donna, considerando la parte alta del corpo troppo magra. Si è lanciata in sedute di muscolatura e ha lavorato 3 ore al giorno per 2 anni, in modo da scolpirsi un corpo più robusto. I risultati erano insufficienti ai suoi occhi e ha deciso di assumere steroidi
steroidi, trembolone e ha aumentato le sue sedute di allenamento. Molti attori e culturisti ammettono di consumare steroidi regolarmente, ma questi prodotti non consentono soltanto di guadagnare in massa muscolare, hanno anche degli effetti indesiderati, importanti e pericolosi per la salute. Candice Armstrong ne ha fatto le spese trasformandosi in uomo. Quando ha iniziato a consumarne, Candice non aveva intenzione di assumere un aspetto maschile. Gli steroidi hanno sviluppato la sua muscolatura, ma anche la presenza di peli. Ha anche avuto problemi di acne e il suo clitoride si è trasformato in un mini pene. Nonostante tutto questo, non voglio smettere con gli steroidi. Penso che mi farebbe più male che bene, ha confidato al Daily Mail. Perderei i miei muscoli, ma non le trasformazioni fisiche subite a causa di questi prodotti, ha aggiunto. Al giorno d'oggi la ragazza gioca con il suo fisico, si esibisce in spettacoli come drag queen e usa i bagni per gli uomini. Ha dichiarato a più riprese di non aver voglia di tornare indietro. Beh, senti, se è felice così, in bocca al lupo, Candice. Alicia Young è nata il 10 novembre 1984 a Salt Lake City, nello Utah, negli Stati Uniti. È una culturista americana professionista e anche una modella fitness. Alicia Young è soprattutto famosa nel settore del fitness per la sua vittoria nel 2014 ai campionati di NPC USA, in cui è stata proclamata culturista migliore nella sezione femminile dei pesi massimi. È anche riuscita a vincere il titolo generale nelle stesse gare. Fisicamente Alicia misura circa 160 cm di altezza e pesa 68 kg. Inoltre misura 53 cm di girovita e le sue anche 90 cm. Alicia prova piacere ad essere una donna imponente e le statistiche dimostrano che appare tra le culturiste femminili più muscolose del giorno d'oggi. Alina Popa è nata il 12 ottobre 1978 a Braila, in Romania. Ormai è una culturista professionista svizzera, ma vive a Lakewood, negli Stati Uniti. Alina Popa si posiziona attualmente al secondo posto mondiale delle culturiste professioniste della lista delle donne dell'IFBB, la Federazione Internazionale di Culturismo e di Fitness. Inoltre, Alina Popa sfila come modella indipendente per numerose riviste. È anche allenatrice personale di un gruppetto di culturisti futuri in una palestra situata in Colorado. Fisicamente, Alina Popa misura 168 cm di altezza. La seconda culturista migliore del mondo mantiene un peso di 75 kg in gara, il che la posiziona nella categoria pesi massimi femminili. Tuttavia, nella sua bassa stagione, può avere un peso tra gli 81 e gli 85 kg. Oana Repka è una grande culturista femminile, con i suoi addominali spessi, il suo collo enorme e i suoi bicipiti grossi. È nata in Romania nel 1982 ed è la minore dei suoi fratelli e sorelle. A 13 anni ha iniziato a praticare l'atletica e in particolare il lancio del giavellotto, del martello e il lancio del peso. È diventata campionessa juniores e così ha avuto occasione di partecipare al primo campionato mondiale juniores d'atletica. Rosemary Jennings viene dall'isola meravigliosa delle Barbados, nelle Antille. Ha lavorato come amministratrice con incarichi esecutivi per molti anni, prima di diventare lavoratrice autonoma con il titolo di allenatrice personale abilitata. È stata avviata a questo sport da uno studioso anziano di nome Irel Johnson, che ha deciso di trasformare il suo corpo in quello di una vera culturista. All'inizio della sua carriera da culturista era determinata a diventare culturista professionista, cosa che è riuscita a fare dopo soltanto 4 anni di gare dilettantistiche. Il numero di culturisti registrati presso la Federazione Nazionale del Giappone è quasi raddoppiato nel corso degli ultimi 6 anni per raggiungere circa 3.000 persone, di cui il 10% sono donne, e tra loro, gocciolante di sudore, vene del corpo e bicipiti sporgenti, a 56 anni Satoko Yamanochi è la figura di spicco del culturismo femminile giapponese. Con 1,58 m per 50 kg considera di contribuire a spezzare gli stereotipi sessuali in un paese ossessionato da ciò che è carino. Voglio aiutare a cambiare le percezioni in modo che più gente possa apprezzare la bellezza di una donna muscolosa, spiega lei. La muscolatura ti rende più lucido mentalmente, non soltanto fisicamente più forte. Questo aiuta anche ad assumere compiti più impegnativi al lavoro. Oggi mi sento in grado di accettare un lavoro complesso che avrei evitato in passato. Il culturismo delle donne è diventato una cosa seria, ci garantisce la signora Yamanuchi. In Giappone la muscolatura femminile viene prevalentemente praticata da quarantenni o cinquantenni che si dedicano quando i loro figli sono diventati grandi.
Anita Florčić ha iniziato la sua carriera quando aveva soltanto 16 anni. Questa giovane polacca, nata nell'82 a Marlborough, da allora ha più di un asso nella manica. Infatti, lei ha in un primo momento vinto un buon numero di campionati polacchi, fino ad iniziare a qualificarsi all'interno dei concorsi internazionali, in particolare quello della donna più forte del mondo, ed entrare nel Guinness dei Record. Erano 10 culturiste che sono più muscolose di Arnold Schwarzenegger. Quale di queste donne ti ha impressionato di più? Diccelo nei commenti. Comunque, la risposta alla domanda del giorno è nessuno dei due. Beh sì, un chilo di muscoli o un chilo di grasso pesano esattamente alla stessa maniera. Spero che siate stati numerosi a indovinare. A presto! I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna